Buonasera. A nome di Biblioteca Sala Borsa ringraziamo l'Uni Editrice e Libreria Ibis per aver contribuito alla realizzazione di questo incontro e diamo il benvenuto a Paola Pallottino e Cesare Cioni. Grazie. Buonasera, grazie a voi di essere qui, grazie alla Biblioteca Sala Borsa che ci ospita qui nel Salotto Buono in un posto particolarmente bello e particolarmente appropriato per parlare di design, illustrazione e bellezza in generale, bellezza estetica. E abbiamo con noi Paola Pallottino. Paola Pallottino che è una persona multiforme, è stata lei stessa illustratrice, è stata paroliera per cantanti famosi, è stata professoressa all'Accademia di Belle Arti all'Università, è stata l'autrice della prima enciclopedia dell'illustrazione italiana, anzi enciclopedia dell'illustrazione tout court, se non sbaglio, è pubblicata in Italia ed è ha concentrato la sua attività degli ultimi anni proprio sullo studio dell'illustrazione, con particolare attenzione alle illustratrici, fra l'altro negli ultimi anni, ha pubblicato anche di recente per Treccani un volume dedicato proprio alle illustratrici italiane. Quello per cui ci vediamo oggi è un progetto molto particolare, per il quale Paola ha un affetto anche particolare, perché è il primo volume della riedizione di una serie di, quanti erano? 16? Una dozzina? 16, di 10 volumi dedicati a illustratori che Paola curò parecchi anni fa e che oggi un editore illuminato ha deciso di riproporre, ma non riproporre semplicemente, ma aggiornando sia nella ricerca delle immagini per trovare migliori immagini o le stesse immagini in forma migliore, sia soprattutto aggiornando l'importante apparato critico che hanno questi libri con tutto quello che era stato pubblicato. Allora io farei proprio un processo storico, cioè ti chiederei, Paola, prima di tutto di raccontare come nacque in origine questa collana, in un momento in cui forse l'illustrazione non era ancora, cioè era considerata arte minore, seppure era considerata arte, e come hai fatto a coinvolgere le persone che hai coinvolto, perché questo primo volume, per esempio, ha la presentazione di Argan, non dell'ultimo arrivato, e ci voleva probabilmente anche una certa faccia tosta, di cui Paola ha sempre avuto una buona dose, per chiedere a Argan di presentare un volume di illustrazione. Ti chiederei di parlare delle origini di questa collana e delle collaborazioni con i vari scrittori e studiosi che hanno presentato, e poi solo alla fine di dire perché riproporla oggi. Allora, intanto si sente? Dite sì o no? Si sente? Così così? Boh. Vabbè, allora, prima di tutto mi corre l'obbligo, che dico il piacere, di ringraziare Sala Borsa, l'amatissima Sala Borsa, di averci ospitati qui. Mi fa sentire molto importante, come quelli dice oggi presenta in Sala Borsa, allora uno, chapeau, perciò sono molto grata. Il secondo ringraziamento va al mio carissimo amico Cesare Cioni, qui presente, di cui è appena uscito l'ultimo libro, che ci tengo molto a dirlo. In ottobre, fine ottobre. Super esperto, che ha pubblicato su Star Trek, eccetera, e che ogni volta che fa una presentazione, ne ha già fatte altre, per la nostra amica Ben Pastor, è documentatissimo, come io delle cose le scopro attraverso le sue domande. Dirò che per quanto riguarda la scelta del professor Argan per presentare il primo volume nel 79, nel remoto 79, all'epoca Argan tra l'altro era sindaco di Roma, per cui c'era questo fatto della romanità che caratterizza anche tutta l'opera di Cambellotti, e mio padre disse: ma come sei andata a rompere le scatole al professor Argan? E il professor Argan a Cambellotti, nella sua storia
dell'arte contemporanea aveva dedicato una foto di 3 centimetri per 1,5 con una didascalia sotto. Una volta chiamato, una volta viste le immagini, che erano poi immagini che chiaramente lui aveva visto nella sua infanzia, eccetera, si è scatenato e ha scritto... Poi ve le facciamo vedere qualcuna. Poi ve le facciamo vedere delle parole bellissime. Per quanto riguarda la domanda di Cesare su come è nata la collana, allora io sono una contemporaneista, sarei una docente di storia dell'arte contemporanea, però ho sempre cercato di infilarci dentro l'illustrazione, come sanno molti miei studenti. Questo perché? Perché i miei colleghi storici dell'arte hanno sempre guardato con sufficienza all'illustrazione. Vedi per esempio la nozione, l'impiego del termine illustrativo per dire una cosa di seconda mano, di livello non artistico. Dunque, questa appassionante avventura che era stata per me vedere i libri illustrati, non solo quelli per bambini che avevo da piccola, ma anche nella biblioteca di mio nonno, da un lato una meravigliosa collezione di più annate del Don Pirloncino, che era un satirico romano figlio del Don Pirlone, che era un foglio di protesta, 48, eccetera, e che era degli anni 60-70, con quelle litografie molto inquietanti, con questi preti con il cappello piegato ai due lati, e contemporaneamente la traduzione per la tipografica lombarda dei Voyages extraordinaires di Verne, tutti illustrati con gli illustratori originali francesi. Ecco, per cui per l'illustrazione ho sempre nutrito una grande passione. Tra l'altro tenete presente che l'illustrazione è una cosa che non si vede mai contemporaneamente. L'illustrazione si vede a scansione, devi voltare pagina dopo pagina, non le vedi tutti insieme. E io ancora il ricordo nettissimo dell'attesa dell'arrivo dell'illustrazione che mi piaceva di più in un determinato libro, quando lo leggevo e lo rileggevo. La collana nasce dunque in qualche modo, intanto poi a un certo punto mi sono resa conto di chi erano questi che facevano queste belle figurine e ho cominciato a mettere a fuoco questi artisti, a partire dal fatto che mio marito, l'architetto urbanista Stefano Pompei, era il figlio di Mario Pompei, che è stato un grande scenografo, illustratore, autore, eccetera. Per cui questo materiale pure mi ha colpita. C'è ancora un bellissimo articolo di ODB, di Oreste Del Buono, il quale dice: peccato che quando Paola è venuta per farci studiare queste cose a Milano, a Via Spiga, da Linus, noi non siamo stati abbastanza svegli e pronti. L'ha fatto poi lei con molta attenzione, e io ho scoperto, accanto all'universo di Mario Pompei, l'universo di tutti gli altri artisti, da Piero Bernardini a Rubino, eccetera. Ho cominciato a poterli collocare, mettere a fuoco. La collana, la novità della collana all'epoca, 40 anni fa, qual era? Era quella di trattare ognuno di questi artisti come il Beato Angelico, né più né meno, ossia una bibliografia, un'attenzione a trovare tutti i documenti e tutti i documenti relativi, un registro delle opere fatte nei limiti ovviamente delle mie possibilità. Poverina, io ero nel mio studio, raccoglievo, non sono mai stato una collezionista, ma ho 10.000 volumi. Tieni il microfono. Ho 10.000 volumi per necessità, perché mi sono dovuta comprare quello che non trovavo nelle biblioteche. Comunque, per farla breve, con l'aiuto di illustri prefatori che andavano da Paolo Poli a Federico Fellini, da Mario Luzzi a Ennio Zedda, eccetera, sono usciti questi volumi per cappelli dal 79 all'81. Poi Chiostri, il mio amico Faeti, improvvisamente a distanza di 40 anni arriva questo simpatico editore milanese, Matteo Luteriani,
che dice io li voglio rifare. Questo comportava rimettere completamente mano, perché sono, tra l'altro sono impaginati splendidamente, e abbiamo, io nel frattempo avevo trovato altre immagini e ho dovuto, allora il, diciamo, la prefazione resta ovviamente intatta, la mitica prefazione del professor Argan, ma tutto il resto è stato aggiornato, perché ho scoperto altre riviste a cui aveva collaborato, altri libri illustrati e poi comunque una bibliografia di tutto quello che è uscito dall'anno di grazia 1979 ad oggi. E, ed ecco qua, questo è il primo. Poi forse facciamo vedere anche qualche dopo parliamo cosa anche del, così si sente se lo tengo vicino? Allora dopo parliamo anche del secondo volume che sta quasi per uscire, che è dedicato a un autore che conoscono tutti, anche quelli che non si intendono di illustrazione. Ne parlavamo poco fa con mia moglie, anche venendo qua, quasi casualmente. Allora, parliamo però prima di affrontare, magari far vedere qualche immagine sì, di Cambellotti, di questo artista molto particolare. C'è una cosa che Cambellotti dice e che a me ha colpito molto, e lo vedo in sintonia con il lavoro di Paola degli ultimi decenni. Cioè Cambellotti trovava un valore nella riproducibilità dell'illustrazione, quindi in aperto contrasto per esempio con le idee di Walter Benjamin, quando parla della perdita dell'aura nel momento in cui l'opera d'arte diventa riproducibile. Qui invece Cambellotti, che lo possiamo già dire, era una figura molto interessante di autodidatta, laureato, ragioniere che poi scopre l'amore per l'arte, diventa un artista che affronta tutte le materie, tutte le tecniche. Ecco, mi interessa molto toccare questo discorso, cioè l'illustrazione trova la sua ragion d'essere, addirittura il valore, e questo forse nel caso di Cambellotti ha anche a che fare con le sue idee socialiste di diffusione dell'arte e della bellezza, trova il suo valore proprio nel fatto che è riproducibile e arriva dappertutto, appunto in contrasto con l'idea dell'arte come opera unica, originale e magari chiusa, non dico in un museo, ma in un posto dedicato. Ecco. Allora, intanto diciamo che Duilio Cambellotti, nato a Roma e morto a Roma, 1876 e poi morto nel 1960, è stato, come tu dici, un autodidatta, ma fino a un certo punto, perché aveva il padre che era un artigiano e comunque frequenta il museo industriale. Cambellotti avrà poi due figli. Cambellotti spazia da la grafica, pittura, ma soprattutto scultura, incisione, oreficeria, assolutamente tutto. La sua predilezione per l'illustrazione, ma diciamo meglio per il libro, di cui lui individuava la necessità di curare ogni aspetto, per cui l'illustrazione, la decorazione, il formato, la carta, i tipi di inchiostri, i colori, eccetera, non poteva essere presa in esame da Walter Benjamin, per la semplice ragione che quando lui parla della riproducibilità dell'opera d'arte, della perdita di aura, parla della pittura, parla di altre cose, perché dell'illustrazione non se ne interessava nessuno, non era considerata arte. Quando ho cominciato con i primi studi sull'illustrazione, due elementi sono subito venuti a fuoco. Uno, che l'illustrazione è per sua natura un multiplo. L'illustrazione è, ognuna di queste è un originale. Naturalmente multipli poi in misura ridotta, in misura relativa alla possibilità editoriale del tempo. Ed è anche una merce, perché comunque non esiste l'illustrazione. Non è che uno si sveglia una mattina e dice sai che c'è, faccio un'illustrazione. No, uno deve avere a monte la commessa, perciò il mercato editoriale che gli chiede un'immagine per un libro, per una rivista, per un manifesto, altrimenti uno fa un disegnino, ma non verrà mai stampata. Questa è
la ossia Walter Benjamin mai più pensava all'illustrazione, mentre invece nell'universo di Cambellotti, che poi è l'universo morrisiano dell'art and craft, ossia di tutta quella produzione che può venire, produzione corrente di mercato eccetera, che può venire splendidamente migliorata. Voglio dire, vi sarà capitato tante volte di vedere, tra l'altro io sono molto felice perché mi piacciono i fiori, i vestiti a fiori, le stoffe nuove. Allora, che differenza c'è di costo fra una stoffa con un disegno bello, elegante e moderno e uno brutto eccetera? C'è, secondo me, semplicemente l'avere impiegato un disegnatore di qualità piuttosto che uno corrente, ma costa assolutamente lo stesso stampare un bel disegno o stampare un brutto disegno. Nell'ambito dell'illustrazione è ovvio che anche lì avvengono dei giochi di mercato, per cui ci sono illustratori di prima grandezza e ci sono illustratori poverini più correnti e tutto quanto. Nel caso del nostro artista Cambellotti e degli altri che poi sono previsti nella collana, perché tra l'altro mi piaceva dirlo, dove sta? L'editore intende ristamparli tutti. Allora, adesso poi lui vi svelerà il segreto del secondo, ma poi si parlerà di Mario Pompei, si parlerà di Antonio Rubino con prefazione di Federico Fellini, è stato il mio indimenticabile incontro con il maestro, di Carlo Chiostri introdotto da Faeti, da Sacchetti, da Jack, che era un grande storico della caricatura, Bernardini, Mario Luzzi, eccetera eccetera eccetera. Allora, resta ancora i miei colleghi storici dell'arte ancora guardano l'illustrazione con sospetto, considerandola un'arte minore. La cosa è assolutamente fuori tempo e grottesca se consideriamo gli studi che sono andati avanti. Io penso al Burke, Testimonio Kumari, ossia l'importanza del documento. Ognuna di queste immagini è un documento palpitante di un momento, serve ad analizzare una serie di dati dalla qualità, dallo stile, dal periodo storico. Ecco, vabbè, questa è una buona introduzione per fare adesso vedere qualcuna delle immagini di questo artista. Adesso ci dovrebbero caricare, abbiamo fatto una scelta perché potevamo andare avanti fino a domattina, ma ecco, allora vuoi cominciare a commentare qualcuna di queste che abbiamo scelto? Allora, questa è una delle primissime immagini di Duilio Cambellotti, realizzata per una grande rivista che si chiamava Italia Ride, la prima rivista modernista italiana, nata a Bologna nel 1900, talmente bella, alla quale poi collaboravano una quantità di artisti, che quando Bologna si accorse di aver fatto questa cosa così meravigliosa, l'ha subito strangolata al 26esimo numero ed è morta lì. Però Italia Ride, che secondo me andrebbe ristampata in toto, con artisti, ha lanciato una quantità di artisti, incluso Duilio Cambellotti, che qui vedete in questa illustrazione intitolata Le maschere. Ecco, ricordiamo che Cambellotti vive, anche per il periodo in cui vive, è un socialista che però attraversa tutto il fascismo. E rimane poi fascistone. Sì, diventando, perché riconoscendo, lo scrive anche in questa, il lato utopistico e socialista del fascismo, almeno inizialmente, e poi rimane fascista e poi comunque continua anche dopo la fine del fascismo. Morto nel 1960. Ecco, quindi, diciamo che attraversa una buona parte del secolo. Allora andiamo avanti. Questa è la sua collaborazione a una grandiosa edizione della Divina Commedia, pubblicata tra il 1902 e il 1903, dove lui comincia a fare delle cose notevolissime, capilettera, finalini, immagini più grandi. Questa è una illustrazione relativa ai giganti e devo dire che è una prova notevolissima che lui dà. Di questa opera, tra l'altro,
L'opera si intitola La Divina Commedia, nuovamente illustrata da artisti italiani, ed è un coacervo di roba vecchia, nuova, di grande qualità, più corrente, eccetera, è un misto, ma i contributi di artisti come Cambellotti o come Martini, eccetera, sono veramente notevoli. Ecco, io non conoscevo Cambellotti finché non ho avuto tra le mani questo libro, devo dire che mi colpisce sempre la potenza delle immagini di Cambellotti, in qualunque tipo di cosa c'è sempre una quasi una potenza appena trattenuta in tutte le sue immagini, per esempio in questa, voglio dire. Allora, questa è un'illustrazione con questo bellissimo uso della bicromia che lui usa spesso. Lui lo usa spesso, e spesso anche la sanguigna. Questa è un'immagine tratta dalla nave di Gabriele D'Annunzio, del Vate, e che poi l'aveva soprannominato Magister Duilius Cambellotti, perché il Vate non era mai contento se non dava dei nomini. E devo dire che questa immagine pure conferma il discorso che faceva Cesare sulla potenza delle immagini di Cambellotti. Allora, questa è una tempera, non è un'immagine stampata, fa parte della suite di tempere che lui ha fatto su Roma antica, questo è il Ponte Subilcio, le ha fatte tra il 1910 e il 1920 e qualche cosa, e di queste ha fatto anche delle xilografie molto belle. Anche qui c'è proprio tutto, capito, la costruzione del mito della romanità attraverso queste immagini. L'eleganza di questa. Ah, questa è un'altra immagine dedicata a D'Annunzio, è una delle illustrazioni apparse sulla lettura nel 14 del ferro di D'Annunzio, per il quale lui fa una serie di illustrazioni quadrate, e questa mi è sembrata molto, molto caratteristica. Questa invece è un'immagine che si riconnette all'opera che insieme a Cena e a Marcucci Cambellotti ha svolto per le scuole dell'agro romano. In queste scuole dell'agro romano, che addirittura vengono costruite delle piccole scuole per i bambini dell'agro romano, per l'emancipazione di questi bambini altrimenti abbandonati, vengono affrescate tra l'altro anche da Cambellotti, vengono forniti dei libri per questi bambini, e viene pubblicato questo giornalino intitolato Il Piccolissimo. Questa dovrebbe essere un'immagine del 1917, più o meno il periodo è quello. Questa è un'immagine meravigliosa della questa è un'immagine tratta dalla sorella Orsetta del 1910, che dice: la lumaca strisciò, e c'è questo cieco che viene condotto dalla lumaca e che sta tra gli alberi. Lo vedete che si differenzia per il bianco del vestito dagli alberi, ma è anche lui come un albero, e questa lumachina in primo piano che è spettacolare. Voglio dire, tra l'altro, immagine, come vedete, di una modernità straordinaria. È circa questa? Questa è del 10 di Teresa, Storia di sorella Orsetta. Quindi già nel 1910. Ecco, di nuovo queste bicromie fantastiche che a me piacciono. Allora, intanto diciamo che lui è proprio per il cavallo. Il cavallo è l'animale prediletto. Tra l'altro, lui si affacciava alla finestra e vedeva passare, quando era giovane, vedeva passare gli animali, e bufale, e cose, i mandriani sotto casa. Per cui, quando poi viene chiamato a illustrare usi e costumi della campagna romana, che è un testo notevolissimo sull'argomento, fa delle illustrazioni meravigliose. Il suo buttero è replicato non solo in ambito grafico, ma in ambito scultoreo, per cui ci sono tutta una serie di immagini scultoree del buttero notevolissime. Qui il cavallo che vediamo è dalla Furia Dormente di Salvatori, è una delle immagini in sanguigna. Questo è un telaio, vedete che la potenza, la trasfigurazione, insomma, questo
questo telaio da cui viene fuori l'immagine del cavallo. Ecco, questa tra l'altro è interessantissima, lui ne fa anche un'altra, questa è le lotte civili, ed è un'immagine stroboscopica, nel senso che fa vedere tutto il movimento del martello, ed è un'assoluta novità, perché nessun illustratore, era una roba che si poteva vedere. Qualcosa stavano facendo in fotografia. In fotografia, gli studi, bravo. Del genere, non mi ricordo se in questo periodo o subito, forse addirittura subito prima, però in pittura o in illustrazione è di una modernità incredibile. È di una straordinaria, ecco, modernità. Le mille e una notte, che bella. Allora, le mille e una adesso notte. Entriamo nella. Lui collabora con l'Istituto Editoriale Italiano, che pubblica una collana per i bambini nel 12-13, nel 13 appare la pubblicità sul Corriere dei Piccoli, e l'Istituto Editoriale Italiano con questi libri, alcuni illustrati con illustratori chiamati all'uopo e altri invece illustrati fotograficamente, volumi di natura più tecnico-descrittiva, eccetera. All'interno di questa collana collaborano una gran quantità di grandi artisti, tra cui Cambellotti, che illustrerà i due volumi del Mille e una Notte, e altri due volumi, uno a Pina di Anatole France e l'altro, che cos'era? Hawthorne, sì, Storie meravigliose di Hawthorne. Allora, questa fa parte, ognuno dei due volumi delle Mille e una Notte ha una dozzina di immagini che purtroppo erano state strappate alla mia infanzia, perché io trovavo i libri a casa dei nonni tutti perché tra l'altro erano di una raffinatezza incredibile, erano su un cartoncino stampato con dei motivi geometrici esornativi ad oro, e sopra era incollato questo. Ecco, è importante, immagine. Secondo me, che nell'illustrazione, lo dice anche Argan nella presentazione, c'è spesso un uso di una forma di stilizzazione. Questo è dovuto a motivi, diciamo, tecnici di stampa o semplicemente al periodo in cui l'illustrazione prende piede? No, bella domanda. Ossia, il primo insegnamento di illustrazione all'università è stato storia della decorazione e illustrazione del libro, per cui la nozione di decorazione, che poi in qualche modo c'è anche una sorta di decorazione tipografica, pensiamo agli impaginati a triangolo, pensiamo al fatto che tante serie di diverse tipologie di caratteri comprendevano anche dei motivi ornamentali, per cui nasce secondo me dal fatto di non usare l'illustrazione ma decorare in qualche modo il libro. Restiamo con le Mille e una Notte. Allora, questo con quello che è sulla copertina del libro, il cavallo libro. Incantato, che al quale sono molto legata, perché è stata la copertina della mia storia dell'illustrazione, anche nella infelice ristampa. E poi veniamo a quella che secondo me è la più bella in assoluto, questa qui, che mi piace personalmente, è la mia favorita. No, vedete anche ancora, non dico cascami, ma rivisitazione di motivi liberty qui all'interno, che sono evidentissimi. No, ma tutte le immagini. Tra l'altro, queste immagini, a un certo punto abbiamo esposto a Roma, purtroppo Cambellotti le teneva nel suo studio alla Belle Étoile, per cui il sole ha mangiato dei colori, non so, i verdi non esistono quasi più, gli azzurri e i verdi non esistono quasi più,
e li abbiamo portate in giro eccetera, finché a un certo punto ci siamo accorti che era stata rubata una tavola, è stata rubata una tavola, mi pare questa, e dove è andata? Ecco, questa della storia del terzo calendario, questa col cavallo, quella col cavallo, dice, non c'è più. Per, poi a un certo punto era sparito tutto. Metti il microfono. La famiglia diceva, beh, ma Lucio, il figlio, diceva, ma dove li avete messi, eccetera. Per fortuna ci siamo poi accorti che li aveva nel suo studio Nicolini, che allora, grande l'architetto Nicolini, Renato Nicolini, che aveva organizzato le notti romane, eccetera, che veramente è, ahimè, mancato troppo presto e figura insostituibile, le aveva tutte nel suo studio e le abbiamo recuperate e riconsegnate alla famiglia. In questi casi, quando voi avete un originale, magari, che col tempo si è rovinato o decolorato, e magari delle copie stampate, cosa si preferisce usare quando si prepara Bella un'edizione? Domanda. Allora, niente, io non ho riprodotto, al contrario del mio amico Santuzzo Aldico, che ha preso le immagini originali, poi le ha rielaborate al computer, capito? No, io a questo punto, illustrazione per illustrazione, ho usato le illustrazioni prese dai libri come erano gli originali. Andiamo avanti. Le più fedeli. Oh, questa qui è simpatica. Ah, questa è Apina, è Apina di Anatole France. Insomma, vedete la capacità di sintesi, questo fatto dei due bambini che litigano e se ne vanno ognuno contro l'albero, l'intreccio dei rami, la quanto è diversa questa dalla potenza muscolare di certe altre che ha fatto? Cioè c'è proprio questa capacità anche di adattare il tratto e il colore al soggetto. No, ma vedete che sono a tinte piatte proprio, non ha contorni, questa è la bellezza. E siamo sempre nel 1912-13. Ah, questa è molto bella perché è un libro di Ezio Maria Grey, intitolato Storia della Terra e del Mare, e tutte le immagini, ci sono molte immagini che sono collegate in due quadretti, come... quasi cinematografico. Sì, quasi cinematografico, separate in due quadretti, ma è un'immagine unica. Questa, tra l'altro, l'ho scoperta, l'originale l'ho scoperto a casa di mio fratello, che evidentemente aveva trovato in qualche mercato queste che sono di questa grandezza qua, e ha l'originale proprio delle scimmie. E poi ci sono anche altre. Allora, questa è un'immagine leggendaria. È una xilografia del 1936 intitolata Duilietto e il cavallone. Allora, quando era piccolo, la sua grande passione per i cavalli, eccetera, era solo in casa, prese un carbone, un qualche cosa, e su tutto il pavimento della casa lui disegnò un immenso cavallo, tra l'altro, lui dice, cominciando dalla coda. E quando i genitori tornarono a casa trovarono che lui era piccolo che aveva disegnato questo meraviglioso cavallo sul pavimento, e allora poi per celebrare questo ricordo fece questa xilografia di lui mentre sta disegnando il cavallo. Ecco, questa è molto interessante perché lui ha dei ricordi vivissimi della sua infanzia, così come ricordava il passaggio delle bufale, dei buoi sotto casa che andavano, che passavano per le strade di Roma. Lui ha un ricordo nettissimo dei grandi che erano grandi, che lui era piccolo. Lui si ricorda di come vedeva grandi gli adulti dalla sua posizione di bambino piccolo. E qui nelle prime piume di Orano lui questa cosa la ricorda con questa immagine di lui che sta sotto il tavolino. Oh, qui tocchiamo anche il fatto che è stato anche un grande scenografo, oltre che
illustratore, come in questo caso, di manifesti per rappresentazioni teatrali. Allora lui ha amato il teatro e l'ha vissuto. Lui ha cominciato a fare lo scenografo con Boutet a Roma nel 1905-1906, poi sarà scenografo ufficiale a Siracusa degli spettacoli che Romagnoli metteva su. Ecco, questo bellissimo è del 24, è i sette a tempo. Non è solo il manifesto, ma c'è proprio scritto scene e costumi di Duilio Cambellotti, quindi è coinvolto in tutta la produzione. Ma tra l'altro lui faceva addirittura dei bozzetti del Teatro Greco di Siracusa, di come andavano sistemati gli elementi di scenografia, eccetera, e ci sono una quantità enorme di pubblicazioni specifiche sulla sua attività di scenografo e di costumista. Poi parliamo anche del cinema fra qualche immagine. Il Buttero, parlavi proprio di questi che gli passavano sotto le finestre. Questa è una delle illustrazioni di questo libro sugli usi e costumi della campagna romana, che è un libro affascinantissimo perché, voglio dire, chi di voi per esempio ha visto l'Albero degli Zoccoli, e lì esisteva una società in cui non ricordo il nome con cui venivano chiamati questi poverini che andavano a lavorare e che se poco sbagliavano qualche cosa venivano tutte le masserizie sul carro e via. Quello che usa un pezzetto di un albero per rifare gli zoccoli al figlio viene mandato via, per non parlare degli entretien dei padroni con le mogli di questi qua, eccetera. Era lo ius prime noctis, era accettato comunemente. Negli usi e costumi della campagna romana anche c'è tutta una gerarchia per cui il padrone, i grandi latifondisti davano in appalto a una serie di personaggi il controllo del territorio e si creavano. Tra l'altro questi lavoratori venivano anche dal nord, per cui completamente spaesati, ed è affascinantissima tutta l'indagine su quelle che erano le esatte mansioni a cui questo personale, che era continuamente in movimento, perché poi tra l'altro erano zone terribili, perché erano zone ancora paludose e perciò molto, molto infette, e così dalla religione alla superstizione, tutti quelli che erano appunto gli usi e costumi. L'eleganza, in tutto questo il Buttero è l'eleganza dell'atteggiamento del cavallo e questo mantello sono con poche linee, sono veramente straordinari. Il palio. Allora, questa è un'immagine del 1932 di questo volume che Misciatelli dedicò al Palio di Siena con una quantità francamente eccessiva. Qui abbiamo fatto fatica a sceglierne una sola. No, ma ne ha fatte tante e ci stanno poi tutti i momenti del cavallo con tutte le nomenclature tipiche del palio, e questa è la chiocciola e lui dedica un'immagine a ogni contrada. Ecco il cinema. Ed ecco il cinema. Questa è la Fabiola del 1949, come vedete insomma veramente si vede come lui è in grado di mettere a fuoco un'immagine, ti fa vedere questa Fabiola, questa entrata delle belve, l'apertura dei cancelli, insomma. Fra l'altro noto adesso che sotto il nome Fabiola nei titoli c'è un nome di cui parleremo fra poco. È lui? Dopo Girotti. Ah, giusto, hai ragione. È vero, non mi ricordavo che aveva preso parte a Fabiola. Va bene, allora possiamo un attimo togliere la presentazione? Togliamo questa? Allora, si potrebbe parlare di Cambellotti a lungo, ma ci piaceva con Paola darvi un'anteprima del secondo volume. Secondo volume che fra l'altro ha una prefazione di Paolo Poli, che era legato all'autore per il personaggio, eccetera, e che presenta un artista
in pratica praticamente contemporaneo, ma completamente diverso. E quindi io chiederei se ci mettono la seconda presentazione. Adesso non vedo un attimo. No, volevo vedere se lo riconoscevano dal primo disegno. Un attimo solo, scusate. Vabbè, diciamolo. Eccolo qua. Questa è un'autocaricatura. Parla nel microfono, se no non ti sentono. Microfono. Allora, questa è un'autocaricatura che lui dedica a Marino Parenti, autore. Diciamo che è Sergio Tofano a questo punto, per chi certo non avesse riconosciuto. No, ma questo lo dice a Marino, che aveva scritto questo libro su Bagutta. Sto. I fratelli siamesi, Sto Bonaventura. Questo è Sto e questo è Bonaventura. E sono l'autore e il ed suo personaggio. Del 28 questa. Ed è del 28. Allora, vediamo le altre? Andiamo avanti, non ne abbiamo tantissime, ma ci piaceva darvi un'anteprima. Questa è quella che lo lancia in realtà. Allora, e già lo lancia a livelli notevolissimi, perché è una copertina del leggendario giornalino della Domenica di Vampa del 1908. È una delle primissime cose, tant'è vero che voi vedete di lato qua a sinistra la firma verticale, sì, Sergio Tofano, che poi lui non userà più, utilizzerà piuttosto una buffa firma a chiave di violino e poi quella corrente affaccina, diciamo così, con il taglio della T che tiene la S e la O. Adesso ne avremo vari esempi. Questo è già un numero molto elegante del 1914. Allora, attenzione, lui ha una sensibilità particolare per la moda. Intanto prende parte anche a concorsi della moda, disegnando le figurine, eccetera. Poi ne vedremo uno in particolare, ma tutte le sue donnine sono abbigliate deliziosamente con i vestiti del tempo, cappellini, scarpini, vestiti, eccetera. E ogni volta che voi vedete una donna, il vestito è un vestito che è il vestito dell'epoca. Ed ecco proprio un concorso della moda. Questo è sulla Donna, giornale femminile, è nato a Torino. È molto interessante il numero dedicato alla moda, con figurini a cui collaborano vari artisti, prevalentemente donne, e qui c'è Sergio Tofano con questa mantiglia, e vedete anche il gusto dell'impaginato e anche la modernità. Questa immagine frou-frou fa parte di un calendario del 1916, il calendario per il 1917, a cui collaborano anche altri artisti, e questa è l'immagine di Sergio Tofano. Cioè, l'idea qui di siamo alla prima tavola. Ed eccoci, questa è in assoluto la prima tavola di Bonaventura, e appare in una quarta di copertina del Corriere dei Piccoli del 1917, ecco, ricorderemo. Dopo la sconfitta, ossia è veramente, c'è tutta una storia su questo fatto di Bonaventura. È stato detto che era in qualche modo, riprendeva Happy Hooligan, eccetera, i personaggi che venivano dall'America, il Fortunello che veniva dall'America e che veniva tradotto e pubblicato senza i balloon ma con i versetti sotto. Un'altra leggenda vuole che lui facesse, dopo la sconfitta di Caporetto, sentisse la necessità di un personaggio positivo, di un personaggio allegro, di un personaggio vincente. Un'altra leggenda ancora racconta che nel teatro di guerra, lui ha preso parte alla prima guerra mondiale, nel teatro di guerra lui conoscesse un commiltone che si chiamava Bonaventura, e allora poi a questo cane, all'amato cane
a cui poi dedicherà Poesiole, eccetera, nonché il testamento, gli mette nome, insomma, questo suo commilitone Bonaventura aveva anche lui un cane, allora anche Bonaventura si dota di questo cagnolino. Ecco, ricordiamo anche che Tofano era attore, era autore, lui scrive tutta la tavola, scrive anche i versi sotto, ed è una cosa abbastanza, credo, comune nell'epoca. Sì, che voglio dire, anche Pompei Rubino scriveva i versi alle sue pagine a quadretti, Rubino scriveva i versi alle sue pagine, Rubino esordisce come poeta, figuratevi un po', per cui, ma queste erano, capito, persone di straordinaria cultura che indifferentemente sapevano disegnare. Stiamo parlando di autodidatti, lui ancora più di Cambellotti, che abbiamo visto che comunque aveva un padre artigiano, che comunque per breve tempo ha frequentato anche il museo. No, Sergio Tofano si è laureato in lettere e ha cominciato a occuparsi di teatro, era figlio di un magistrato, per cui voglio dire, scriveva perché era un poeta, così come era anche autodidatta Antonio Rubino, così come era anche autodidatta Mario Pompei. Erano straordinari. Eccolo qua in tutta che non la si sua... capisce perché i miei colleghi di storici dell'arte invece rifiutino. Eccolo allora, qua questo, in tutta la sua. Questo è un libro. Uno dei libri poi pubblicati su Bonaventura, ecco l'ultima avventura del signor Bonaventura, pubblicati nel 19, quando già in qualche modo la fortuna di Bonaventura è solida, eccetera. Oh, che bello questo! Allora, questa immagine è tratta dal... Questo è Faust. Allora, lui ha fatto molta pubblicità utilizzando Bonaventura, l'ha fatta per la gomma Pirelli, l'ha fatta per la Nestlé, ma soprattutto lui ha fatto Tofano una gran pubblicità per Campari all'epoca pubblicava sui giornali delle strofette di Renato Simoni con dei disegni, dopo queste strofette e disegni vennero raccolte in volume, il primo canzoniere di Campari, il secondo canzoniere di Campari, illustrati poi da grandi artisti, da Mochi a Munari, e questo canzoniere di Campari venne illustrato da Sergio Tofano con una serie di immagini bellissime, 8 tavole fuori testo. Ecco, tu parlavi prima del fatto che l'illustrazione ha un aspetto commerciale importante e in effetti la pubblicità e l'illustrazione viaggiano legate a filo doppio in Italia, sì, come all'estero, praticamente dalle origini, credo. Sì, no, ma la cosa interessante è che appunto alcuni illustratori, allora diciamo, il mestiere dell'illustratore è che tu devi raffigurare, stiamo parlando sempre in ambito figurativo perché poi potremo affrontare un altro tema, ma non è il momento. Allora, in ambito figurativo l'illustratore deve illustrare Pinocchio, allora deve leggere il libro di Pinocchio, deve, siccome non è che può mettere tutte le illustrazioni per il primo capitolo perché gli piace di più, le deve scandire nel corso del testo proposto, facendone una, un'altra, che verranno pubblicate. In genere questi libri avevano dalle 6 alle 12 illustrazioni e normalmente queste illustrazioni venivano fatte, pagate pochissimo e trattenuto l'originale dall'editore pirata, che poi lo riciclava in edizione di lusso piuttosto edizione popolare, perciò senza mai più pagare niente e all'illustratore non restava niente in mano. Perciò il mestiere di illustratore editoriale è molto diverso dal mestiere dell'illustratore pubblicitario, perché io che voglio pubblicizzare il mio pomodoro, io Cirio, io a te ti devo pagare profumatamente perché tu mi devi dare un prodotto
che mi consentirà di vendere poi i miei pomodori. E lì c'è stata sempre, però si tratta dello stesso mestiere, uno deve illustrare Pinocchio, l'altro deve illustrare il pomodoro Cirio. Ecco, e per chiudere facciamo una specie di piccola chicca, una cosa per me sorprendente, ma molto contemporaneamente inquietante e simpatica. Allora, quella che vedete è la maschera di Mussolini, vincitrice di un premio fatto dal Guerin Meschino nel 1923, mi pare. E come con, allora, tre linee tonde? Un colpo, una sciabolata di cose e questi due occhiacci sotto. E non a caso vinse il premio, perché insomma più sintetico di così si muore. Ecco, qui chiudiamo quello che è la presentazione. Avete il primo, come già avete visto, è già uscito. Il secondo, speriamo di avervi fatto venire voglia di vedere anche quello che c'è nel secondo, di cui abbiamo dato un breve assaggio. A questo punto, prima di ringraziare chi ci ha ospitato, chiediamo se qualcuno ha delle domande o delle curiosità a cui Paola può rispondere. Dibattito? No, va bene. Allora, io vi ringrazio da parte mia, e poi Paola vi ringrazierà anche lei, per essere venuti qui oggi. Pazienza. Siamo puntualissimi negli orari, i libri sono disponibili per chi ne volesse una copia. L'autrice è disponibile ad autografarli, anche se non farà il disegnino bellissimo che aveva fatto Tofano nel... Ecco, grazie davvero. Ringraziamo ancora anche la Sala Borsa che ci ha ospitato in questo luogo bellissimo, che come vedete è anche appropriato per parlare di queste cose. Grazie davvero.